Ok, ciao a tutti, io mi chiamo Fabio Dassole, sono da Tunizio, una società informatica nata nel 2013, che sede qui in Toolbox, e con me stasera c'è il mio socio Massimiliano Ferrero, che vi terrà la manina durante la presentazione. Questa è una introduzione a Kubernetes, come dice il titolo, che vi dirò un attimo che cos'è. Prima permettetemi una brevissima introduzione, che come sono parte da quello che ha già detto Matteo, e cioè questo meetup sulla web performance e come molti, se non tutti noi, sappiamo, esiste questa fantomatica regola delle 80-20, per cui l'80% dell'ottimizzazione che si può fare per un'applicazione web verte sul front-end, mentre sul lato back-end c'è, diciamo, rimane un 20% di spazio in cui operare. Questa sera noi parleremo del 20%, ovviamente, Kubernetes è la tecnologia la conserva. E uno dice, ma perché devo fare il 20% che è poco? Prima di tutto non è così poco, dopo che uno ha fatto tutto quello che può fare sul front-end, gli rimane il 20%. Ma c'è un'altra considerazione, secondo me, molto interessante, che è questa. Cioè, finché il numero di utenti concorrenti rimane relativamente basso per la nostra applicazione, per il carico computazionale che ha la nostra applicazione, per le risorse che ha a disposizione, tutto nativo, ovviamente, infatti qui non ci sono numeri assoluti, finché si rimane in una zona bassa del numero di utenti concorrenti va tutto bene, c'è, cioè, questa, diciamo, la regola 20-80 rimane rispettata. Ma al crescere degli utenti concorrenti possono succedere cose strane. Perché? Perché si va a sbattere contro il collo di bottiglia sul back-end. Il numero di accessi concorrenti al database, la memoria, le CPU che ho a disposizione. Se il mio numero di utenti concorrenti è sufficientemente alto da farmi sbattere contro uno di questi colli di bottiglia, appunto la regola 80-20 va a farsi benedire. Su questo sito, l'immagine non è mia, l'ho presa da questo sito, che vi consiglio di andare a leggere, un bel articolo interessante, dice che la regola diventa 20-80, ok? Per cui non è così trascurabile curare quello che succede nel weekend. E vedremo, spero, di farvi vedere questa sera che Kubernetes dà un grosso aiuto in questo ambito. Allora, chiedevo il talk, questo rimane comunque un livello introduttivo di Kubernetes, quindi presumo che cioè, diciamo, il pubblico ideale è chi non aveva sentito parlare o appena sentito parlare di Kubernetes. Per contro, diciamo che è richiesta una minima conoscenza dei container, giusto per capire, potete per favore alzare la mano chi conosce i container o se non li ha già usati? Ok, va bene. Per curiosità, qualcuno ha già usato o fatto almeno un deploy su Kubernetes? Ok. Una parola velocissima sui container, in maniera molto impropria e molto ad alto livello, i container possiamo vederli ancora come una macchina virtuale, senza tutti i difetti di una macchina virtuale. Io dentro un container posso mettere la mia applicazione, che vede un sistema operativo con tutte le risorse, le librerie adesso dedicato, senza l'overhead di un intero sistema operativo, di un'intera macchina virtuale, non c'è il guest OS, ok? E quindi i container risultano molto più efficienti, molto più snelli, molto più veloci e flessibili, sia in fase di sviluppo che di deploy che di gestione sul server. Okay. Allora, che cos'è Kubernetes? La definizione è orchestratore di container. Quindi è un sistema che prende in gestione un insieme di server chiamati nodi, che possono essere fisici o virtuali, e quindi Kubernetes si appropria delle risorse hardware di questi server, CPU, memoria e disco. Accetta in pancia la nostra applicazione, che deve essere impacchettata in uno o più container, e si preoccupa di distribuirla, di metterla in esecuzione sul parco macchine, secondo delle politiche, delle metriche, dei criteri che noi possiamo andare a misurare, a utilizzare per i nostri scopi. Fa tutto questo in maniera automatica o automatizzata, non gestisce solo la nostra applicazione, ma si preoccupa di fornire tutto ciò che serve alla nostra applicazione per funzionare fino ad arrivare al mondo esterno, quindi la parte di infrastruttura di rete, networking, volumi e quant'altro. Due parole sul progetto. Kubernetes è un progetto open source creato da Google sulla base dell'esperienza di 15 anni e passa di messa in esercizio dei loro carichi alla scala che ha Google, quindi contiene delle best practice assolutamente importanti.
importanti, di valore enorme per il mercato. Nel 2015 il progetto open source è stato donato alla Cloud Native Computing Foundation. Oggi è uno dei progetti open source più attivi al mondo ed è leader nel mercato degli orchestratori di container. Come faccio a dirlo? Questo è un grafico elaborato dalla CNCF stessa, in cui sull'asse della SIS c'è il numero di commit, sull'asse delle ordinate, spero che siano giusti questi due termini, non mi ricordo la scuola, sull'asse dell'Y c'è il numero di issue aperte. Come vedete qua nell'empirio dell'open source non si legge c'è Linux kernel. Questo è Chromium, la parte open source del browser di Google, e Kubernetes è qui. Quindi vedete che questo è relativo a un anno di statistiche su GitHub. Okay. Questo è una delle N interviste che si trovano, survey, che si trovano su internet, dove viene chiesto agli sviluppatori di varie aziende quali sono gli orchestratori più usati. Questa survey è condotta da Portworx, che è un fornitore di soluzioni per orchestratori di container, non è, diciamo, di parte Kubernetes del suo catalogo prodotti spazio, okay? Quindi probabilmente abbastanza attendibile come parte. Questa è la domanda: quali sono tutti gli orchestratori usati in azienda? Questo qual è l'orchestratore più usato? Come vedete, è sempre in testa. Okay. Dunque, questo è un meetup che è focalizzato sulle prestazioni, quindi magari su alcuni aspetti di tutti i benefici che fornisce Kubernetes, magari andrò un po' più veloci, se qualcuno ha qualche interesse particolare magari provate a fermarmi, approfondiamo, oppure dopo ovviamente possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, siamo più posto per conoscerci e confrontarci. Vediamoli un po' uno per uno. Allora, Kubernetes fondamentalmente funziona con un paradigma dichiarativo, cioè non gli do dei veri e propri comandi, gli do delle dichiarazioni che sono scritte in YAML, okay? Delle dichiarazioni che descrivono tutti i componenti della mia applicazione che devono essere appunto dei container. Dichiaro praticamente lo stato del sistema che voglio ottenere, glielo do a Kubernetes e Kubernetes lavora attraverso un processo di eventi asincroni, ridondanti e quant'altro per portare il sistema allo stato che io gli ho chiesto. Questo ha molti benefici, tra cui il fatto che gli viene molto naturale gestire guasti o gestire situazioni anomale, perché se c'è qualcosa che non va sul componente si pianta, sul nodo fisico si pianta, lui continua a applicare questa politica. Dice, oh, il nodo fisico è andato giù, ok, là c'erano sette applicazioni poverine e tiro su da qualche altra parte, okay? Applicando delle politiche di bilancio per carico, di ridondanza e quant'altro. Okay. Vediamo qua, c'è la distribuzione automatica, che è quello che ho già cominciato a accennare, fa questa distribuzione nel rispetto di requirement e constraint che io gli posso dare, per cui magari per avere garanzie di ridondanza posso dirgli i miei componenti database, che sono tutti di uno, non li metto tutti sullo stesso nodo, garantiscimi che siano su nodi diversi. Stessa cosa per la parte di lanciamento del carico, ad esempio il load balancer HTTP di ingresso, qui c'è appunto un esempietto, vado avanti, implementa operazioni di scaling orizzontale e verticale, che in realtà sono quelle che vediamo stasera, che ci interessano per le prestazioni. Lui è in grado di aumentare le risorse in termini di CPU e RAM dedicate ai nostri container, questo è chiamato scaling verticale, ed è in grado di creare più repliche dei nostri container, tutto questo a caldo. Io non gli do esattamente il comando di creare delle repliche, modifico la configurazione, gli dico quel componente prima era da solo, adesso mettimene tre, e lui fa lo spawn di quello che è necessario. Questo si può fare o manualmente, appunto, io modifico in un certo momento la configurazione, oppure si possono impostare delle soglie automatiche, e quindi è in grado di attuare situazioni come il grosso traffico in ingresso, la CPU supera la cieca soglia e fa lo spawn automatico di nuove risorse, okay? E anche il contrario, può espandere i soldini. Implementa delle funzioni sofisticate di rollout e rollback, cioè quando io devo fare un aggiornamento della mia applicazione non sono costretto a buttare giù il componente e a tirare su uno nuovo, ma posso dirgli, ok, adesso metti in esecuzione
la nuova versione di questo container, gira di una parte del traffico, quando sei andato a regime uccidi le istanze vecchie e quindi si riesce a ottenere il 100% di uptime anche a fronte di aggiornamenti. Si può fare, lui implementa anche rollback in caso di problemi, rollback in un'accezione molto simile a quello che c'è in SQL con i DBMS. Ok, lui ha lo stato precedente, io ho fornito un nuovo stato, c'è qualcosa che non va, gli dico torno allo stato precedente e lui gestisce tutto quanto. Gestione lo storage può supportare diversi volumi, locali remoti, diversi driver di storage, eccetera. Una delle sue funzioni più importanti è quella che ho già accennato, è self-healing. Se un nodo ha un crash, che è l'evento più drammatico che un cluster può subire, lui sposta il carico su altri nodi, rispettando le metriche, rispettando tutta una serie di parametri che noi possiamo impostare nel governare questo processo. È importante, interessante, infatti poi nella demo li vedremo. Per dire il corretto stato della mia applicazione, io posso specificare degli health check, quindi io che conosco la mia applicazione posso insegnare a Kubernetes a capire esattamente quando l'applicazione è su o giù, e questo lo rende particolarmente efficiente e reattivo in caso di problema. Service Discovery, come accennavo prima, Kubernetes non prende solo i container, li esegue, ma ha una serie di strumenti molto sofisticati per gestire la comunicazione dei componenti tra di loro, per gestire il traffico di ingresso. Il fatto stesso di dire metto un container dentro un parco macchine pone dei problemi non differenti nella raggiungibilità di quel container, perché se la mia applicazione è formata da un front-end web e un back-end database, e questi vanno a finire su potenzialmente la stessa macchina o macchine diverse, io devo avere un modo univoco e garantito per trovare il mio componente in ogni momento, un componente che può, a seconda delle politiche di bilanciamento del carico sulla CPU di Kubernetes, può essere distrutto e creato su un altro nodo in qualsiasi momento. Io devo continuare a usare sempre gli stessi nodi in maniera efficiente a livello di networking e di risoluzione dei nodi. Ok, fornisce anche gestione di oggetti di livello più alto come i secret, cioè le mie password, l'oggetto di configurazione, con delle config map che facilitano ulteriormente la gestione in esecuzione della mia configurazione. Allora, questa è l'architettura generale dal punto di vista logico. Kubernetes, funziona con uno più nodi cosiddetti master che attuano questi algoritmi di gestione dei componenti. Il master fa due cose: espone un API verso il mondo esterno e gestisce appunto i nodi worker. I nostri container vengono messi in esecuzione solo su nodi worker. Okay. Kubernetes è definita una piattaforma API first, cioè tutto ciò che fa e può fare lo fa attraverso l'API, che è l'API REST, chiamato l'HTTP. Qualunque client, compreso il client ufficiale kubectl, da cui comando, qualunque client deve andare a usare queste API. Questa è già una garanzia di robustezza dell'architettura, perché è facile pensare di avere soluzioni di terze parti specializzate, verticali su alcune esigenze, che possono sfruttare, gli è garantito l'accesso a tutte le caratteristiche, tutte le funzionalità di Kubernetes. Questa è la panoramica degli oggetti principali che si usano nella configurazione della nostra applicazione. Ci sono gli oggetti per definire e descrivere il mio carico di lavoro, quindi la mia applicazione vera e propria, container, vengono descritti qui, in particolare con l'oggetto deployment. Ci sono oggetti per la configurazione network, lo storage e appunto la configurazione parametrica della mia applicazione. Allora, entrando un po' più nel dettaglio, l'unità di elaborazione minima di Kubernetes è chiamata pod, che all'interno contiene il mio container. Quindi quando io gli do un container a Kubernetes, lui crea un pod. A questo pod è possibile afferire uno o più volumi persistenti, dove per volume persistente intendo un volume che sopravvive al riavvio del mio container, che sono i volumi persistenti di Docker.
e le risorse di rete, in particolare l'indirizzo IP a cui è possibile accedere con un port, che può essere poi vincolato verso l'esterno oppure no, secondo te. Sì, prego. Un port può contenere per forza solo un container, o il port è considerato anche il, se contiene più repliche dello stesso container? Ho un'altra slide. il pod può contenere più container, ok? Io posso decidere per le mie esigenze di affiancare il controller principale a un altro container, il componente sa una nomenclatura per queste situazioni di chiamare per container, per svolgere tipicamente, ad esempio, compiti di inizializzazione della demo nel vedremo uno, che mi serve per inizializzare il cluster MongoDB. Questo fa sì che i due container vivano su localhost, si vedono tramite localhost, perché effettivamente è così, questi sono indivisibili, ok? La minima unità di elaborazione allocabile per Kubernetes è il pod, quindi se Kubernetes ha bisogno per qualche motivo di spostare questo container, lui sposta tutto. Okay? Al pod è afferito il volume, quindi i volumi di un container sono visibili anche dall'altro, e anche l'indirizzo esterno. Quando io faccio una replica, del pod, come si vede da questa slide. Questa è una struttura tipica di un'applicazione che possiamo deployare in Kubernetes. Come funziona? Come si procede? Il client dichiara un deployment, che è uno degli oggetti di configurazione. Il fatto di dichiarare il deployment attiva dei meccanismi all'interno di Kubernetes, il quale decide di fare lo spawn, potrebbe anche non farlo, perché magari non ha risorse, non ci sono io ho posto dei vincoli che non possono essere soddisfatti dallo stato attuale del cluster, e questo non succede, ok? Lui fa lo spawn di un altro oggetto che si chiama replica set, il quale fa lo spawn dei pod. In questo esempio abbiamo due istanze su due nodi diversi, e abbiamo un'altra istanza di un altro deployment che contiene due container che montano un volume che il client ha dichiarato, ha chiesto tramite un altro oggetto che si chiama persistent volume claim. In questo caso il fatto che il client dichiari direttamente un volume claim e non un volume è perché chiede a Kubernetes di fare il provision automatico del volume stesso. In altri contesti cloud potrei io avere dei meccanismi che mi dà a disposizione del provider cloud per creare il mio volume e poi lo posso agganciare alla mia applicazione. Kubernetes supporta entrambi i scenari. Ok. Demo time, questo mi dice che devo subito lanciare il mio... Vi faccio vedere... Ok, per il microfono fino a... Allora, io ho pronta un'applicazione web, quindi adesso facciamo dei test e facciamo delle operazioni. Un'applicazione web ovviamente molto semplice, c'è un frontend minimo e il suo carico di lavoro sarà nel server. Scusate un attimo. Qui ho creato un namespace che è fondamentalmente un contenitore di tutti gli oggetti della mia applicazione. Lancio tutta la mia applicazione. Che cosa ho fatto? Ok, questa è l'architettura logica dell'applicazione che sto lanciando. È formata da un frontend web che è container Node.js, che ho fatto l'applicazione in Meteor, che viene compilata perché non lo conoscesse, un framework full stack che mi crea un componente Node.js che è qui dentro. Per esporlo all'esterno si istanzia un oggetto service e un oggetto ingress, che sono degli oggetti che controllano la configurazione di networking di Kubernetes. Fondamentalmente l'ingress possiamo associarlo dal punto di vista logico al lavoro che fa un server web tipo Nginx di Network Hosting. Qui
qui dentro io vado a dichiarare il mio nome che viene mappato sul mio componente. E qui ho il componente database che è il meteor e un MongoDB, che in questa applicazione, per fare qualcosa di un po' così più corposetto, l'ho configurato sotto forma di cluster MongoDB. I database sono un oggetto un po' ostico da trattare in ambiente container, c'è una diatriba in atto sul fatto che addirittura alcuni sostengono che in architettura microservizi pura i database non debbano esserci perché i database portano dietro i volumi persistenti e il mantra dei microservizi dice che non deve essere stato salvato su volumi, ok, però sembra il mondo reale, quindi Kubernetes fornisce lo stateful set che è la differenza di un deployment, si preoccupa un po' di più di quello che fa e in particolare quando noi gli chiediamo di creare delle repliche, lui crea delle repliche in maniera non esageratamente aggressiva come fa il deployment, ma lo fa creando un'istanza aggiuntiva una alla volta e garantendo che i nomi di queste istanze siano noti, sempre noti, perché i nomi dei container, dei pod che crea il deployment sono nomi univoci che guardate se si vengono trovate, invece sui stateful set ci garantisce che i nomi siano noti a priori. Sì, l'oggetto che si occupa delle risoluzioni dei nomi, in questo caso è il service, dovrebbe essere un oggetto di tipo di score, cosa fa? Quali delle risoluzioni di nomi esterni? No, proprio all'interno, perché al singolo pod la comunicazione con l'ingress. Sì. L'oggetto service si preoccupa di creare all'interno di Kubernetes i nomi logici sul DNS all'interno di Kubernetes in maniera che i componenti siano accessibili e sappiano dove sono gli altri. L'ingress si preoccupa di esporlo all'esterno. Okay. Infatti vedete che qua il componente stateful set ha un service ma non ha un ingress. Okay. E i due oggetti comunicano in questo modo. Diciamo il mio deployment trova il database grazie al service, okay, se no avrei delle difficoltà. In teoria potrei anche farlo perché se so dove è, so chi si chiama, però un attimo dopo Kubernetes me lo sposta e sono i guai. Okay? Lo stateful set mi dà due cose, prima di tutto mi dice, mi garantisce che il nome del mio pod sia noto e questo mi serve per implementare almeno comodamente il cluster MongoDB perché per come funziona il cluster MongoDB, poi io permetto che non sono un esperto di MongoDB, però quello che ho trovato devo fare così, io devo andare a dire al driver della mia applicazione quali sono i nomi di tutti i componenti del cluster, ok? Quindi quando qua cresce o diminuisce il cluster io devo sapere quali sono i nomi dei componenti nuovi e devo definire la mia applicazione, poi vedremo come fare. Un'altra cosa molto importante che mi dà lo stateful set a differenza del deployment sono i volumi, perché ogni istanza del mio MongoDB ha bisogno del suo volume e quando io chiederò a Kubernetes di farmi un'istanza in più del mio database, mi crea anche un volume in più, perché io gli do un volume template. Vediamo un po'. Questo è un estratto, in realtà così tutto, lo YAML che definisce il front-end, qua definisco l'ingress, qua definisco il service. Qua c'è il mio deployment, qua gli dico che voglio come strategia di update, voglio la rolling update, quindi lui crea più istanze e uccide più istanze senza uccidere le precedenti. Okay? Qui stabilisco le mie risorse, adesso sono partito con un decimo di CPU come limite, sia perché il cluster costa, perché sono sul cluster di Google, e sia perché così è più facile stressare le cose nel test che adesso vi faccio vedere. Qua c'è la URL famosa che dicevo prima di connessione. Io devo sapere che questo signore si chiama così, per cui lo stateful set mi garantisce di chiamare gli oggetti in questo modo. Qua ho la definizione dei miei readiness probe, che sono gli health check che dicevo prima. Ho insegnato a Kubernetes di fare questa chiamata, che è una chiamata molto leggera alla mia applicazione e che garantisce che l'applicazione sia su. Ok, questa è la definizione del database. C'è il service che risponde alla porta e quant'altro. Qua gli sto dicendo che voglio lo stateful set. E come vedete, qua ho un volume claim template. Per cui questo è un template di volume. E lui lo usa per istanziare gli n volumi che servono man mano che le istanze crescono. Non solo, ma se io faccio crescere le istanze, lui crea dei volumi.
Poi le uccidono, lui scende giù e quindi uccide le stanze che stanno referenziando quei volumi, ma quei volumi non li cancella e al ritornare su del mio cluster lui si ritrova i volumi di prima. Okay. In questa maniera io posso gestirmi le cose, il nome diciamo stateful set è onorato. Forse sì, sono arrivato alla fine, adesso ci vogliamo testa. Andiamo qui. Questa è la dashboard. La dashboard stock, diciamo fornita con Kubernetes stesso, dove posso guardare un po' lo stato del mio cluster. Già non vedo il mio namespace, niente panico, faccio F5, è diffidente, non è esagerata. Devo fare la chiave. E questo è il mio namespace. Lui avrà attirato su tutti i miei componenti. Adesso io qua ho, come vedete, due pod che arrivano dal deployment dallo stateful set. Ho un pod Node.js e un pod MongoDB. Ora ho un test locus che è un framework per fare test di carico web e gli lanciamo 10 potenti componenti. Ah, vi ho fatto vedere la faccia dell'applicazione. Scusate, devo fare. Allora, io adesso ho fatto il deploy al volo, sono sul cluster Google, ho ottenuto un indirizzo IP dinamico che non sapevo fino un attimo prima e quindi bisogno ok, questa è la faccia della mia applicazione che adesso vi descrivo. Solo bisogno di fare una cosa vicina. Sentite poi quella della demo può esserci. Perfetto, è un'applicazione che mi fornisce delle operazioni che simulano un carico lato back-end, perché io qua posso creare un numero di documenti dentro MongoDB con delle operazioni di sort in memoria, quindi quei pallini 10 documenti se non mi ricordo male. Ok, ci ha messo 7 secondi a fare questa operazione. Operazione molto più breve, mezzo secondo, è un po' sensibile a quella che adesso andiamo a eseguire nel test. Sotto questo carico, nella prova che ho sempre fatto, ci mette 5-6 secondi in media se aprire una pagina. Ok. Adesso aspettiamo un attimo che vada a regime. Questo carico che gli stiamo lanciando dovrebbe già essere sufficiente a dargli più problemi. Lo provate ieri, giuro.
devo in passato. Non so cosa ho visto sinceramente. Comunque, qua mi sta andando tutto bene, prima l'applicazione funziona. Siamo stati colpiti dalla giocosa. Vediamo, lo scopo adesso è di mandarlo a regime per far vedere che stavo saturando il mio decimo di CPU. Ok, siamo vicini, 0.0.79, le metriche su questa interfaccia hanno una latenza molto lunga, ovviamente lui l'ultima cosa che fa è preoccuparsi di aggiornare questa latenza. Facciamo finta di niente. Comunque, questo test adesso diciamo che ha saturato le risorse. Cosa facciamo? Come dicevo prima, possiamo fare due cose, due fondamentalmente operazioni, possiamo aumentare il numero di istanze o aumentare la dimensione della singola istanza. Vi faccio vedere forse la cosa più interessante, che è quella di aumentare il numero di istanze. Per aumentare il numero di istanze c'è un comandino molto comodo. Io ho detto di crearmi 5 istanze del mio componente Node.js. Come vi dicevo prima, il componente deployment è molto aggressivo e quindi lui di colpo aggiunge subito le istanze che io gli ho chiesto. Come vedete qui stanno venendo su, però ha creato tutto di botto, qualcuno è già venuta su. Vediamo cosa fanno per il nostro test. Ok, come vedete entrano in funzione e cominciano a servire le risposte. Tanto presente che adesso comunque se toccare con ogni domanda impiega di 5-7 secondi a essere servita. Qui siamo in realtà media 8 secondi, quindi ovviamente essendoci la coda di richieste prima sul singolo componente che c'era, ci mette un attimo a distribuirle. Comunque la cosa avviene. Tutto questo con 0 fallimenti, ok? Quindi stiamo facendo una cosa caldo sotto, per questo tipo di applicazione sotto un carico abbastanza oneroso. Facciamo il contrario, torniamo a una istanza. Che lui sta qui, è abbastanza normale perché sta uccidendo i pod. Ok, togliamo un pod. Come vedete, infatti, il numero di richieste è praticamente sceso, il numero di richieste è servito per un'unità di tempo. Cosa interessante è che i fallimenti sono zero. Okay. Sotto carico, 10 utenti concorrenti, lui è riuscito a ridurre le istanze da 5 a 1 senza fallire nessuna richiesta. Questo lo so, è già interessante. Posso fare, vi faccio vedere, un'operazione di scaling verticale, quindi il singolo componente gli diamo mezzo core. Per far questo, copio il comando che ho più veloce. Per far questo, uso un comando molto potente dell'API Kubernetes, che è un'operazione di patch. Un'operazione di patch che
usa il formato JSON patch, patch JSON, che non serve solo Kubernetes, è un formato JSON standard, che che è questo. Io gli do il pasto a questo file JSON, che definisce un vettore di oggetti, in questo caso place, okay, dove io vado a indicare un punto preciso dell'albero YAML che definisce la mia applicazione e gli applico una modifica. In questo caso io sto puntando alla risorsa, alla definizione del limite della risorsa CTU, e gli dico il valore di prima sostituiscendolo con 0.5. Questo è una... bene, che è un'API molto potente che vi permette di modificare a runtime qualunque pezzo della configurazione della mia applicazione in esecuzione. Poi, in realtà, alcuni pezzi di questo albero sono immutabili, in particolare quello che riguarda i volumi, quello che riguarda alcuni aspetti dei service, però in generale io posso fare davvero un po' quello che voglio sulla mia applicazione. Kubernetes prende qualsiasi cosa e reagisce in maniera asincrona propagando le modifiche al master. Allora, vediamo qua. La mia componente Node.js. Volevo vedere il consumo di CPU, perché adesso ce l'abbiamo dato, mezzo core. C'è ancora. Ok, come vedete il mezzo core rende tantissimo. Prima qua avevamo 5 istanze del decimo di core e andavano così, arrivavamo a 2 richieste al secondo, adesso qua siamo a 5 richieste al secondo. Questo ci dice che per questa applicazione le prestazioni migliori si ottengono con lo scaling verticale. Ovviamente, ovviamente sacrificando un po' di affidabilità, perché abbiamo un solo componente, se questo componente avesse un crash non saremo più nessun client, mentre prima ne avevamo ben 5, probabilmente distribuiti su nodi fisici diversi, quindi l'applicazione ha un altro tipo di affidabilità. Sono dei trade-off che però spero risulti evidente. Kubernetes ci mette a disposizione in maniera assolutamente facile e immediata su un'architettura server decisamente complessa. Per la cronaca, adesso stiamo usando un cluster su Google di due nodi fisici, Google Node. Okay. Va bene, non so, in realtà io qua posso avrei ancora da farvi vedere le stesse operazioni sul lato database, però non so, se serve proprio qualche domanda, magari posso interessare un altro aspetto. Forse la cosa interessante per quanto riguarda la parte database è che io per fare la modifica alla parte database utilizzo di nuovo un'operazione patch che allora, questa è l'operazione di patch che mi serve per scalare la componente Mongo. Come vedete, io vado a fare due operazioni di replace perché ho due parametri del mio driver Mongo verso il database, quindi devo modificare entrambi. In questi parametri gli dico qual è il valore del puntamento al database e lo faccio dicendogli non solo mongo 0 ma anche mongo 1 e mongo 2, mongo 3, mongo 4. Questa è l'ipotesi in cui io avessi creato 5 repliche della componente database, ok? Gli darei il comando replica 5, come ho dato sulla componente front-end, sulla parte DB, e poi dovrei ancora dargli questo comando patch per andare a dire al mio software, al mio front-end web, che sono cambiati i nodi database a disposizione. Okay. Di questo Kubernetes non sa niente, non vuole sapere niente, però la sua flessibilità è tale da supportarci anche in questo scenario. Ti vedo perplesso, Matteo, riesco a spiegarmi? Sì, sì, volevo chiederti una cosa su questo, infatti. Ok. Allora, io
più andare oltre sulla demo se non avete particolari richieste. Questo vi volevo solo così a titolo informativo, come da una parte caso d'uso, dall'altra informazione che mi premeva anche a darvi. Noi in Cognizio da un paio d'anni lavoriamo a tempo pieno su Kubernetes, lo usiamo per tutte le applicazioni dei nostri clienti e per i servizi che roviamo dai nostri server, e stiamo sviluppando un platform as a service che abbiamo chiamato Plebus, che funge da interfaccia di livello più alto verso Kubernetes e permette di non scrivere quasi per niente, scrivere YAML e gestire la propria applicazione in maniera visuale selezionando i componenti, quindi framework da usare, database da usare, eccetera eccetera. Il nostro sistema si preoccupa di pacchettare le YAML e dare i comandi opportuni verso Kubernetes. Diciamo che il nostro approccio, la nostra idea è quella di rendere Kubernetes, comunque un oggetto complesso, disponibile a tutti gli sviluppatori web che non hanno voglia o tempo o modo di approfondire la conoscenza e gli interessa solo mettere in esecuzione la propria applicazione. Questo è già un ottimo esempio di come Kubernetes sia effettivamente una piattaforma flessibile a tanti usi e a tanti contesti. Con questo ho proprio finito. Se non so se ci sono domande, curiosità. Le operazioni di patch sullo YAML sono operazioni persistenti, quindi sì, la modifica dello YAML viene rimane dopo che è fatto questo. Certo. Ok, invece un'altra. Per quanto riguarda lo scaling di MongoDB, sì. Io come faccio a scalare l'applicazione di MongoDB e fare riferimento su volumi diversi? Cioè, poi avere un'inconsistenza dati? Quello che ho spiegato prima, cioè. Proprio per questo problema, perché effettivamente è un problema, okay, Kubernetes fornisce lo stateful set. Questo gioco non lo posso fare con i deployment. Se io istanzio un deployment che fa riferimento a un volume, cosa che si può fare, Kubernetes lo può fare, ma quando tu gli chiedi una replica di quella roba lì, se ne vai, fondamentalmente lui ti impedisce di farla, perché, ok, qua, come vedete, no? Qui, questo. Cioè, esattamente questo esempio, io arrivo da un deployment, questo pod non è scalabile, perché fa riferimento a questo volume che è singolo, e se questo pod, sono stato un po' impreciso, se questo pod pretende un accesso in scrittura a questo volume, Kubernetes mi stoppa, perché Kubernetes... Beh, ti stoppa. Ok, la maggior parte, dei cloud... Sì, ok. In realtà succede un po' un guaietto, perché i volumi sono... read many, write once. Altri, okay. Si schiama. Il primo che arriva monta il volume e gli altri no, perché il volume c'è l'età. Lui avvia i pod e poi in realtà i pod non si avviano perché vanno in lavoro. Credo che cerchiamo di avere tutti quanti accesso concorrente al pod di scrittura. Il driver di storage lo impedisce. Ad esempio, so che ci sono dei cloud provider che forniscono Google, no? Questo secondo me è già indicativo. Però altri cloud provider forniscono driver di volumi persistenti, write many. Il punto è che, ok, lui magari il suo lavoro lo fa, bisogna vedere con che prestazione, con che affidabilità, non lo so. Però poi la tua applicazione funziona a scrivere in modo concorrente, ok? Quindi è una problematica. Per arrivare alla tua domanda originale, gli stateful set forniscono il supporto a questo scenario. In che modo? Come quello che avevo detto prima sul volume template, okay? Nel definire il mio database, questo è lo stateful set, questo è tutto lo YAML che serve a definire il mio database in questo esempio, io qua ho un volume create template, okay? Quindi questo non è la definizione di un singolo volume, ma è un template di volume che Kubernetes applica ogni volta che io chiedo un'istanza in più dello stateful set. Poi è ovvio che ogni pod a sé stante e al suo volume, in questo caso la ricetta che Fabio ha usato di Mongo, poi si preoccupa di realizzare un cluster e replicare i dati. Kubernetes di questo non sa, di nuovo, non può sapere assolutamente niente. Lui ti offre delle cose infrastrutturali, poi cosa ci metti dentro sono affari tuoi. Se tu ti facessi
una roba così, con un'applicazione che poi non è cluster aware. Quelli poi sono 5 pod che magari hanno anche 5 nomi stabili, ma poi avranno ognuno di più dati. Ok, qui dentro poi ci deve essere qualcosa che è consistente. Perfetto, infatti, ok, a questo avevo accennato prima, se notate, qui ho, nello stateful set, ho l'elenco di container, che in questo caso sono due, perché ho il container Mongo che fa le sue cose, e poi ho un altro container Mongo Sidecar. Okay, questo è un esempio di pod con due container, dove il secondo container io ho preso un container, un'immagine definita su GitHub, un'immagine open source, che si preoccupa di inizializzare un cluster Mongo. Okay? Questo container, se lo andate a vedere su GitHub, prende un po' di parametri e serve proprio per inizializzare un cluster Mongo in un contesto container. Lui si preoccupa di scoprire contesto Kubernetes, è fatto posto di Kubernetes, come? Yeah, explore. Sì, perché quando io aggiungo, è abbastanza sofisticato, faccio un lavoro questo container, perché quando io aggiungo nuove istanze, lì dentro c'è qualcuno che si preoccupa, quando viene su una nuova istanza, si preoccupa di scoprire a che punto è, si chiede chi sono io, sono il numero 3, ok, allora scrivi, lancia il comando opportuno a Mongo per dire tu sei l'istanza numero 3 all'interno del cluster. Okay. Sono queste cose che dovrò fare a mano, tu gli dici devi tirare su il tuo container, poi diventare sul container e dare il comando. Okay. Lo sa da fare, ok? Questo componentino si preoccupa di risolvere questa problematica. Di nuovo, Kubernetes non ne sa niente, ci fornisce i mezzi per fare le nostre cose. Non so se abbiamo risposto. Sì, sì, sì. Okay. Sì, la domanda che avevo prima in realtà è collegata, cioè il fatto che Kubernetes sia asincrono ti dà comunque una notifica dell'esito di una operazione di patch, in modo che se tu hai una serie di interventi sequenziali, aspetti che lui abbia completato, per esempio, lo scaling, e poi se non hai, per esempio, una componente di questo tipo che ti realina il cluster, lo fai tu a mano. Magari adesso a me è venuto in mente quando hai fatto vedere quella, la seconda patch, quella sui nodi del DB, sì, in cui andavi ad indicare i 5 nodi, sì, senza sapere, diciamo, qual era la finalità di quella patch, però l'idea che mi era venuta è quindi, ok, se li devi fare in sequenza, chiaramente devi aspettare che la preoperazione, quella di scaling orizzontale, sia pronta, in modo tale da poi da potergli dire, ok, adesso allineatevi e andate avanti. Guarda, allora, la risposta secondo me è molto articolata. Partendo da questo caso specifico, no, perché se noi gli dessimo, cioè non c'è bisogno di vedere cosa sta succedendo e di aspettare il momento giusto, perché se noi gli dessimo, vai, fai 5 repliche, lui per fare le 5 repliche cosa fa? Noi andiamo a modificare l'oggetto stateful set, ok, che controlla la creazione dei nuovi lui applica questa filosofia, ok, mi hai modificato la configurazione e io lavoro per andare verso questa configurazione, quindi crea i nuovi nodi. Diciamo che a metà della creazione di 5 nodi noi gli diamo il comando patch, ok, lui dice, caspita, sono passato a un nuovo stato di configurazione, quindi ricomincio, perché devo riapplicare la configurazione a tutti i miei figli. Quindi la risposta è influente, perché lui attua questo meccanismo assolutamente asincrono, in cui lui, diciamo, ricorda gli stati attraverso cui tu lo fai passare, e quindi lui riapplica le cose. Se lui è a metà dell'opera o alla fine dell'opera, non gli interessa. Okay? E questo è ancora più evidente nei deployment, perché quando noi modifichiamo un deployment, se avete notato, il deployment crea un replica set. Quando noi modifichiamo la configurazione del deployment, lui non va a agire direttamente sui pod, lui addirittura azzera le istanze del replica set precedente, crea un nuovo replica set che applica la sua nuova configurazione, e il replica set nuovo si preoccupa di creare i pod che rispecchiano la configurazione. Okay? Quindi in questo senso è assolutamente molto asincrono. Per garantire la massima flessibilità e garantire il più possibile di avere sempre uno stato in salute del cluster. Okay?
Poi allora, se tu hai delle informazioni le puoi avere, perché tu in qualunque momento puoi interrogare l'API e sapere in che stato sei. Okay? Questo se vuoi fare un'integrazione, se ti vuoi integrare in maniera lasca. Se ti vuoi integrare in maniera stretta per rispondere alla tua domanda, i meccanismi delle notifiche ci sono, e infatti in alcuni casi, però stiamo già parlando di applicazioni particolari, tu puoi arrivare a scrivere dei control Kubernetes, che sono delle componenti che tu metti dentro il cluster, e queste componenti si interfacciano direttamente con le API di Kubernetes, e ci sono tutta una serie di meccanismi, tra cui per esempio la subscription a delle notifiche, in cui Kubernetes, l'API master di Kubernetes ti manda delle notifiche quando succedono determinate cose, tipo ti manda una notifica tutte le volte che viene creato un nuovo deployment con alcune etichette, per esempio. Quindi potresti dirgli: guarda, svegliami quando succede questa cosa qua. Okay. Però diciamo che si cerca, cioè arrivare a una roba del genere già vuol dire che stai interagendo con i meccanismi interni del cluster. Le architetture microservizi, cioè Google, nello sviluppare Kubernetes, uno dei cardini fondamentali che ha messo dice: prendete la vostra applicazione e scomponetela in componenti indipendenti. Okay? Cioè ci deve essere un decoupling, le componenti devono essere svincolate, in maniera che io posso toccare tipo aggiorno la versione del database e al front-end non gli dico niente, devono essere disaccoppiati. Okay? Giusto come curiosità, nel nostro prodotto ci siamo trovati a dover implementare dei controller, okay, che servono ad esempio attorno agli oggetti service, quando viene messo in esecuzione una nuova applicazione che chiede delle risorse IP verso l'esterno, a noi serviva per allineare i nomi dei servizi esterni gestire le regole fare o cose di questo tipo. Perché vogliamo dare una gestione completa anche dello strato front-end load balancing, e quindi ci siamo trovati a dover creare delle sincronizzazioni ulteriori. Okay. Abbiamo creato un controller, tra l'altro ci sono fior di oggetti open source da cui è possibile prendere spunto. Lo stesso container che ho usato per lo stateful set Mongo, di fatto utilizza le app all'interno di Kubernetes proprio per sapere, avere alcune informazioni sullo stato della storia classica. Okay. È una cosa che si fa abbastanza facilmente. Poi, per situazioni tipiche di deploy di un'applicazione, come dicevo prima, spesso non c'è bisogno. Il criterio di replica lo rende il modo che ha lui di propagare le modifiche. Perché per lui tutti gli oggetti al suo interno sono massimamente spendibili, quindi non si preoccupa di dire: ah, adesso mi devo allineare, quindi devo aspettare. No, lui proprio applica in maniera più estesa e anche aggressiva possibile la filosofia dei microservizi, per cui è cambiato qualcosa, poi distrugge, riprende, distrugge, riprende. Ok, grazie. Grazie a voi dell'attenzione, spero che vi sia piaciuto, che ci sia stato qualche spunto interessante. Era fatto relativamente al registro delle immagini. In questo caso qua voi utilizzate la piattaforma di Google Cloud Engine, utilizzate. Scusa, forse non ho capito. Il registro di immagini, state usando il registro di Google o. Dunque, in questa demo sì. Ho messo l'immagine sul registro di Google. Nella nostra piattaforma, giusto? Cosa hai detto questo? Sì. No, abbiamo un registro nostro. Le avete interno e quanto sono? Come su Word che questo è un registro come su Word oppure no, Kubernetes sono su Word registri? No, è uno dei soggetti che abbiamo messo noi dentro il cluster e lo gestiamo. Kubernetes open source out of the box non ha un registro Docker. Okay. Abbiamo dovuto aggiungere noi usando registri open source Docker. Poi per esempio se tu compri un cluster Kubernetes su Google, automaticamente lui è predisposto per usare il registro di Google, quindi ha già per esempio le chiavi per accedere al registro di Google. Di default un qualunque cluster Kubernetes è in grado di fare pull da Docker, okay, quindi registri libero, quello funziona su qualunque
qualunque cluster, anche se tutti in un cluster Kubernetes, se tu installi su una macchina, lui le pulla, le toccherà, le fa. Okay. Poi se invece vuoi usare un registry privato, lo devi impostare. Ci sono dei meccanismi per impostare. Sì, sì. È visto come un oggetto a sé stante. Sì, non è, sì. Non è un servizio. Ma fa parte della sua architettura nativa. Un problema per il ma addirittura visto che prima se tu fai una modifica allo YAML è permanente, sì, perché il suo database, anche il database di Kubernetes, non è un componente interno, okay? È uno dei pochi componenti esterni. Tu su un cluster Kubernetes, in genere sui master, installi anche dei nodi etcd e lui usa degli etcd. Quindi tutta la configurazione che tu scrivi delle applicazioni in realtà è scritta dentro degli etcd, che sono, però sono componenti esterni, che potrebbero essere anche su delle altre macchine. Grazie ancora. Bene, grazie. Ah, avevo ancora una domanda? No. Un saluto, ottimo. Vabbè, grazie Fabio.